viene in maniera un po' naif perché non è di expertise quello di cui parliamo, ma di cosa parleremo mai? Parleremo di questo volume, o almeno tutto si dipartirà da qui. Il volume è Ex Machina, storia musicale della nostra estinzione 1992, infinito. Ho messo l'immagine con la fascetta di Simon Reynolds, culturali della nostra esistenza attuale, genera un humus ancora misterioso su cui andare a indagare. E allora la musica di cui si occupa Valerio Mattioli, e poi qui darò a te, Gabriele, il margine per entrare in più nel discorso musicale, è una strana forma di espressione che racconta una nostalgia del futuro, se vogliamo. È interessante questo episodio, Gabriele, per una serie di motivi. Il primo è che Valerio è la prima volta che è da noi, però secondo me è in qualche modo è già stato da noi, come sorta di editora, scusami, non... vedi che tu... aspetti, forse Valerio vuole intervenire dicendo... No, sono curioso di sapere chi è lo studente, se è lo stesso, ma non possiamo fare nomi. Il nome di battesimo è Simone. Allora sì. Ecco. Vedi che tutto si tiene davvero. Tutto l'ho laureato io, ho fatto un gran bel lavoro. Ah, beh. Il legame tra, più che teoria, direi pensiero in generale. Tantissimo, e che ha seguito il dibattito su retromania. Antologi e post tutto quella cosa lì, PC music, accelerazionismi e massimalismi, conosce molto bene, quindi musica, pensiero, futuro, e in qualche modo allegare tutte queste cose a un certo punto mi sono così, ho detto, ah, ma che strano che non c'è un libro che parla di loro tre. Boh, facciamolo noi, lo faccio io, dai. Io poi non sono mai stato, tuttora non sono un particolare fan di nessuno dei tre. In generale, diciamo, io fatico a riconoscermi fan di chi che sia, insomma, anche nel mondo della musica. Credo di non avere la discografia completa di nessun musicista. Era impossibile non incrociare questi, da prima Aphex Twin, gli Outtakes e poi un po' più tardi Birds of Canada, sono, insomma, tre nomi che hanno proprio scandito l'immaginario innanzitutto della mia generazione, ma poi la loro eco si è riverberata e, diciamo, arriva fino all'oggi. Tu hai citato di sfuggita, Gabriele, un paio di termini chiave: ontology, accelerazionismo, ecco, la cosiddetta ontology, che negli ultimi 10 anni, diciamo, tanto ha fatto parlare di sé, è impossibile da concepire senza Birds of Canada, per esempio. Da tutte le estetiche high-tech accelerazioniste, come le vogliamo chiamare, insomma, dei giorni nostri, da Sofi, One Tricks Point Never, chi per loro sono a loro volta dichiaratamente indebitate nei confronti degli Outtakes. Quindi, insomma, sono nomi che, nonostante stanno in giro da 30 anni, continuano ad avere una loro attualità. Però, al di là, cioè, questo, come dire, è stato il punto di partenza. Poi, scavando, diciamo, quando ho cominciato a scrivere il libro, tra l'altro ho cominciato a scrivere in una situazione molto particolare, perché, insomma, era in pieno lockdown, anche una situazione psicologica, diciamo, particolare. Quando ho cominciato a scrivere il libro, necessariamente sono stato costretto a confrontarmi con l'ambiente culturale e, come dire, appunto anche qui, di immaginario all'interno del quale questi nomi sono nati, che sono sostanzialmente gli anni 90 della grande rivoluzione
informatica, tecnologica, digitale, come la vogliamo chiamare. E non a caso il primo capitolo del libro tratta sostanzialmente di quello, la musica compare solo un po' di strisce, se vogliamo, ma direi, magari boh, adesso ne parliamo un po' più approfonditamente, che diciamo quello che man mano che scrivevo, man mano più che altro che prendevo appunti, cominciava a diventare per me, diciamo, il nodo centrale di tutta la questione di tutto il libro, è quanto l'evo digitale all'interno del quale tuttora siamo immersi, quanto deve proprio a queste musiche qui. Cioè, queste musiche non sono semplicemente un prodotto tra i tanti della rivoluzione informatica che comincia a prendere piede negli anni 90, esplode qualche anno più tardi, diventa onnipresente adesso. Sono, al contrario, dei mattoni fondanti proprio di questa rivoluzione, insomma, che è una rivoluzione assieme antropologica, politica, estetica, chiaramente, e tutto quello che sappiamo. E, questo, vabbè, appunto, non lo so, adesso sono già andato oltre, quindi diciamo, più o meno penso di aver risposto sul perché, da dove viene appunto questo libro. Ti aiuto, cioè ti do la possibilità di continuare il discorso che stai facendo, portandoti proprio linearmente sulla questione. Lo stavi anticipando, quindi diciamo mi cucio da lì. La cosa interessante di questo libro è che questo non è un libro di né stretta né larga musicologia, almeno secondo la mia interpretazione. Questo è un libro che questo lo dico a favore di chi sta guardando che potesse non conoscerlo, è un libro a forte vocazione culturologica che con la verve, diciamo, del critico che è capace di delineare in effetti una specifica geografia culturale in un profluvio di riferimenti bellissimo da seguire, che esprime attraverso la stretta relazione che c'è fra immaginario, musica e tecnologia, no? È imbevuto di parole come futurismo, che in realtà è una parola primo novecentesca e che però ritorna. Quindi vorrei chiederti un po' di riapprofondire la questione dell'immaginario e un po' quale idea di tempo ricava questo libro e se è l'unica idea di tempo che tu hai in mente in qualche modo o se è un... Meno io, grazie all'Ibgen, Valerio, quindi rispondi a queste cose che ti ha detto Bruno, ma anche a questa qua, se vuoi. No, anche se non è un riferimento, anche se chiaramente, diciamo, vediamo così scherzoso, ma no, non c'è nel libro, in realtà non c'è nessun nel libro in sé, nel testo che ho scritto, è più, diciamo, forse il film di Garland, se vogliamo, il riferimento, che non musica ex machina, insomma. O forse addirittura una vecchia trasmissione di Radio Onda Rossa a Roma. Significativo anche all'interno del libro, credo di insistere abbastanza su questo aneddoto, che in realtà non è un aneddoto, è dire, un elemento fondante proprio di tutto quello di cui, dell'oggetto del libro stesso, insomma. Prima appunto parlavate di questo supposto genere musicale chiamato IDM, Intelligent Dance Music, è una sigla su cui adesso non mi dilungo, una sigla che tutti hanno sempre trovato odiosa, detestabile, io per primo. Io negli anni della adolescenza, ma anche dopo, ero sinceramente allergico a chiunque mi parlasse di musica da ballo elettronica intelligente, no? Questo presupponeva che c'è anche la musica stupida, è un termine che appunto non piaceva a nessuno, però diciamo per come funziona, ahimè, l'odioso gergo della critica musicale è un termine che ha attecchito e che adesso tendenzialmente va a descrivere un tipo di sonorità alla fine ben preciso, di cui appunto Aphex Twin, Autechre e Boards of Canada sono considerati come dire, i tre nomi sacri, la sacra Trimurti, no? Mi dicevi prima. Allora, questo nome, questa sigletta IDM, IDM, dove nasce e quando nasce? Nasce per mano di una mailing list. Allora, premetto, Aphex Twin, Autechre e Boards of Canada, come tutta, diciamo, la grande scuola di un'etichetta come Warp, da cui loro provengono, bla bla bla, è, diciamo, un fenomeno essenzialmente britannico, ecco, no? E però questa sigla invece nasce negli Stati Uniti,
più o meno in diretta, insomma, nei primi anni 90, nasce negli Stati Uniti non in un luogo a caso, ma in piena Silicon Valley, che all'epoca ancora, diciamo, non era la Silicon Valley, era ancora in formazione. E nasce per mano di due personaggi, il principale dei quali si chiama Brian Behlendorf, che erano dei tizi, insomma, dei giovani, dei ragazzi americani appassionati di musica elettronica inglese, si appassionano in particolar modo a questo tipo di musica post-techno, come la vogliono chiamare qua, al punto da decidere di lanciare una mailing list. Adesso non sto a spiegare cosa erano le mailing list all'epoca, vabbè, comunque, per seguire, al preciso scopo di seguire questi musicisti, e la ribattezzano appunto IDM List, Intelligent Dance Music List, da lì viene questo nome. Brian Behlendorf, a cui accennavo prima, chi è? Allora, per un fan musicale X, probabilmente un fan musicale di questa roba, probabilmente è il tipo dietro la IDM List, insomma, l'uomo che volontariamente ha battezzato un genere. Per la cultura, diciamo, più ampia all'interno della quale siamo immersi, è una delle personalità che appunto nei 90 gettano le basi dell'intera cornice culturale, tecnologica, politica all'interno della quale ci troviamo. È sostanzialmente quello che, non so se si usa ancora questa espressione, che ormai è un po', diciamo, vituperata, giustamente, era un classico guru della Silicon Valley, cioè un giovane smanettone, un nerd informatico, al quale si deve per esempio la versione online di Wired, la rivista manifesto portabandiera della e che viene in seguito. Questo getta, se vuoi, anche una luce, come dire, un po' sinistra anche su questi personaggi, perlomeno se, come il sottoscritto, non si nutre grande simpatia né per la Californian ideology né per tutto quello che quel tipo di Silicon Valley ha rappresentato e continua a rappresentare. Però non è che questo che mi interessava nel libro, non era, come dire, il significato di un musicista come Aphex Twin, per esempio. Sì, ha scritto delle melodie stupende, ha fatto dei dischi importantissimi, dischi che sono anche strumentali, ha una certa visione del rapporto tra genere umano e macchina, tra individuo e tecnologia, che poi sarebbe diventato maggioritario da lì a breve. Questo, diciamo, come dire, è una traccia che ho voluto seguire all'interno del libro e che si collega appunto a quell'altra questione che sollevavi, cioè quella del tempo, che è una, perdonami, è veramente un tema gigantesco, perché già il libro, appunto, come dicevate, come sottotitolo, porta 1992/infinito. Allora, ci sono, come dire, perlomeno tre dimensioni temporali diverse che possono essere applicate ai tre casi di studio, ecco, chiamiamoli così, che sono al centro di Ex Machina. Forse più che semplicemente temporali, direi spazio-temporali. Aphex Twin è stato innanzitutto il musicista più famoso di quel giro là, ma soprattutto ha avuto una funzione di ponte tra quella che era, diciamo, il classico immaginario pop rock umanista, mettiamolo così, e quello che stava dall'altra parte del ponte, quindi la musica delle macchine, il suono completamente artificiale, la totale scomparsa dell'elemento umano. Quindi, diciamo così, ha una funzione predittiva anche se occulta, è il musicista che un po' di soppiatto ha introdotto sterminate platee di ascoltatori a quel nulla cibernetico che sta di là dal ponte, ascoltatori ignari, inconsapevoli, che appunto erano cresciuti fino al giorno prima ascoltando Nirvana e poi, non so, ammaliati dalle melodie di Aphex, si sono ritrovati buttati dall'altra parte del ponte. Gli Outtaker sono l'altra parte del ponte in azione, sono, come dire, un meccanismo inesorabile, spietato, che macina sempre verso in avanti, diciamo. Quindi, se vogliamo, una traiettoria molto lineare. Da A si arriva a un'ipotetica Z,
passo dopo passo. Ogni disco è il proseguimento del precedente e aggiunge qualcosa al precedente. E così via, così via e così via, ma al tempo stesso ogni disco, ogni prova, ogni uscita allarga questo spettro fino a renderlo irrintracciabile, diciamo. Gli Utecker sono famosi perché, insomma, come dire, all'inizio facevano una musica, sì, abbastanza, come dire, creativa e più o meno avanguardista, ma era sostanzialmente della techno, diciamo, che potevi ascoltarti in casa, abbastanza intelligibile, per poi arrivare appunto attraverso questo meccanismo proprio procedurale, come il tipico passo dell'algoritmo, arrivare fino a dei mostri sonori totalmente ingestibili dal punto di vista quantomeno dell'ascoltatore, sia per le stesse durate dei dischi che cominciano a diventare esorbitanti, poi il concettualizzare, diciamo, eccessivamente una pratica eminentemente, si suppone, libidinale, quale la musica, poi dopo finisce per sterilizzare appunto la musica stessa fino a produrre, come dire, degli oggetti culturali un po' fine a se stessi, un po'. È un pericolo che c'è, eh? Cioè, nel senso, prendiamo gli Utecker, cioè loro stessi sono spesso accusati di essere, come dire, una specie di pseudo avanguardia, no? Rumore fino a se stesso, rumore digitale, pastrocchi ritmici impossibili da ballare, ma anche da ascoltare, quindi puro cervello senza carne, tutte queste cose qui. Quanto poi la teoria, diciamo, muove in realtà le gesta di questi musicisti, in realtà i casi sono abbastanza rari. Tu prima citavi la Mil Plateau, Akin Sepansky, che era stato il fondatore di Mil Plateau, senz'altro è stato, come dire, un caso però abbastanza raro, no? Se vogliamo, di filosofo barra anche musicista, cioè lui è stato anche musicista, però vabbè, diciamo produttore, inventore di un'etichetta, etichetta storica, specie per tutta quella corrente che chiamiamo glitch, no? Ma molto spesso poi gli stessi musicisti etichettati come glitch non sapevano che farsene di tutti questi ragionamenti e riferimenti delesiani e così via. E negli ultimi anni è vero che ci sono stati tutta una serie di nomi che invece hanno flirtato in maniera un po' più aperta, no? Con la cosiddetta theory. Con risultati boh, anche qui altre, non lo so, ognuno, c'è chi piace e chi no, ecco, mettiamolo così, insomma, hanno avuto, come dire, una loro rilevanza, hanno avuto una loro, si era parlato, citavi appunto una figura come Ali Erdon, che personalmente trovo anche molto interessante, poi naturalmente come sviluppa, diciamo, determinate teorie, appunto, magari può essere come motivo di dibattito, ecco. E però, per tornare, diciamo, all'inizio della tua domanda, è vero che da subito, quando la techno o diciamo l'immaginario techno comincia a diffondersi, techno come nasce alla metà degli anni 80 a Detroit, ok, ma è negli anni, nei primi anni 90, diciamo, che comincia a diventare, come dire, questo oggetto, questo moloch attorno al quale si radunano i pensieri, oltre che gli ascolti, tutta una serie di anche di autori, no? Un altro nome che non hai fatto, che mi piace, che in realtà penso che sia stato fondamentale per il mio libro, è Eric Davis, l'autore di Technosis, che è un libro del 98. Nel 98 esce Technosis, esce Più brillante del sole di Kodwo Shun, non mi ricordo quando esce Oceano di suono di David Toop, ma più o meno in quel periodo là. Ovviamente Energy Flash di Simon Reynolds esce in quel periodo. In quel periodo cominciano appunto a uscire i bollettini della CCRU, la stessa Thorazin in Italia che citavate prima, in qualche modo può essere ascritta a questo sentimento qui, e la quantità di teorizzazioni che vengono fatte attorno a questo tema, che subito viene percepito come gigantesco: la macchina, l'inumano che atterra e scombussola tutto, scombussola millenni di cultura umanistica in direzione di cosa? Punto interrogativo. La quantità di materiale prodotto in quel periodo è sterminata, ed è stato per me pure molto bello ritornarci a quei testi, rivedere anche un po' quell'eccitamento culturale che c'era in quegli anni, anche quella naivete che c'era in quegli anni attorno a questi temi qui.
Nell'introduzione Sam Reynolds dice una cosa molto esatta, adesso me la ricordo a memoria, però dice che tu leggendo tutti questi, all'epoca, negli anni 90, leggendo tutti questi testi in cui appunto si analizzava l'impatto della macchina, la tecno come profezia di un futuro che poteva essere post-umano, disumano, anti-umano, transumano, tu non capivi mai se, se gli autori di questi testi raccontassero queste profezie con un brivido di gioia o con del puro terrore, perché i panorami che aprivano erano al contempo molto eccitanti ma anche molto spaventosi. Poi sì, c'era appunto la Wired, l'ideologia californiana, come dire, questa visione zuccherina, no? Dell'avvento della tecnica informatica nei piani astrali della nostra specie, e che ci avrebbe reso tutti super uomini, avrebbe creato questa intelligenza collettiva condivisa, bla bla bla, sappiamo tutto. Però assieme a questo c'era anche un lato oscuro, mettiamola così, una controlettura,